4 luglio, settima tappa del Festival della Crescita 2019. Siamo in Green Life, che è la sede ecologica totalmente sostenibile di Crédit Agricole a Parma. È il secondo anno che veniamo a Parma e il tema sarà in qualche modo introdotto dal sindaco Pizzarotti ed è sostenibilità creativa. Quando le persone sono ingaggiate, si riconoscono nelle attività, nel momento in cui esprimono al meglio il loro potenziale e anche la loro creatività. Una città che non si ferma, soprattutto che cerca di, attraverso i suoi imprenditori, attraverso le sue realtà culturali, nel senso più ampio del termine, di lavorare insieme come sistema per porsi dei nuovi obiettivi, delle nuove asticelle. Io non vorrei sentirmi dire dai miei figli è stata tua la colpa, perché non hai fatto niente, tu c'eri e non hai fatto niente. Sostenibilità e creatività sono due elementi fondamentali per tutto il processo che stiamo vivendo in questo periodo di digital transformation. Non c'è crescita se non c'è sostenibilità ambientale. Allora, creatività e sostenibilità sembrano quasi un ossimoro, perché la creatività è quella che crea una scintilla da cui deve derivare immediatamente un progetto, un qualche cosa, un'idea che poi si conforma in un qualcosa, e la sostenibilità invece è un progetto per il futuro, è un'idea per il futuro, è una costruzione di un percorso lungo per il futuro. Io questo non mi stancherò ormai di dirlo ai miei ragazzi, ai miei figli e ai miei studenti. Questa era un'altra cosa che mi diceva sempre mio padre, mi diceva: Gino, ricordati che costruiti una reputazione ci metti una vita, faticosissimo, a distruggerla ci metti un attimo, quindi stai sempre molto attento. Senza marche, senza ricerca e sviluppo, senza differenziazione di prodotti e servizi non c'è ricchezza, non c'è crescita. Un mondo senza marche è un mondo più povero. Per noi il concetto di sostenibilità innanzitutto è un concetto legato al tema del progresso complessivo della società. Gli esseri umani, quando guadagnano 10 euro, sono contenti più 10. Quando perdono 10 euro, non sono asimmetricamente scontenti meno 10. Anzi, molti esperimenti mostrano che nella dimensione delle perdite noi diamo molto più peso alle perdite rispetto a guadagni della stessa entità. Come Moleskin Foundation riteniamo che la creatività sia un motore di cambiamento sociale fondamentale. Del tempo sappiamo poco, sappiamo che siamo contenti che con tutti i device di oggi guadagniamo tempo, ma per fare cosa? Gli oggetti non muoiono, ma non riusciamo a determinare il percorso di crescita, sono continuamente uguali. Io mi auguro che crescita e sostenibilità nei prossimi anni possano diventare le parole più utilizzate, sostituire e chiudere l'epoca della crisi. Grazie.